La grammatica non è un'opinione, ma è innegabile che qui la gente continua a sentirsi dentro qualcosa piuttosto che semplicemente sopra. In Ascoli, allora, io sono sposata con un ascolano, però ci siamo conosciuti a Bologna. Non è che voglio scaricare la responsabilità così, però io non ho scelto di vivere qua, proprio coincidenza, no? Conseguenza della vita che mi ha portato. Però secondo me qua c'è ancora il lato bello di vostra Italia, no? I rapporti umani sono ancora, esistono, nonostante internet eccetera, però voi potete dire quello che pensate. Da noi è già difficile quello. Poi soprattutto sei una donna e dici quello che pensi, magari c'è il rischio che si spaventano le persone, no? Dopo aver tanto parlato d'alieni, Cie può raccontarci cosa si prova ad arrivare da un altro mondo. Ma devo dire che all'inizio ero un po' preoccupata, perché mi ricordo che uscivo con occhiali e cappello, perché appena uscivo di casa dalle terrazze mi guardavano gli anziani, quindi mi sentivo osservata. Poi ogni volta che incontravo persona nuova mi chiedevano: ma tu sai fare sushi, tu sai fare sushi? Volevo dire: ma noi non mangiamo mica solo sushi tutti i giorni, come voi non mangiate pizza tutti i giorni, immagino. E io mi è venuta questa l'idea di fare conoscere i nostri piatti, magari anche i piatti che mi faceva mia madre da piccola, e poi ho aperto questo corso. A dire la verità, non ho scelto io di studiare la musica. Io sono nata in una famiglia dove c'è mio padre, appassionatissimo di musica classica. Già eravamo nella pancia di mamma, lui aveva deciso che i bambini studiano la musica. Quando facevo scuola di musica a Tokyo, andavo al mercato di pesce e poi vedevo col violino sulla spalla una ragazzina di 16-17 anni con il violino sulla spalla, andavo a vedere pesci, poi compravo pesci. Si vedeva che mi piaceva tanto dall'epoca. La musica un po', penso che per me è un po' come è stato il mio promesso sposo, no? Perché ho iniziato a 4 anni. Più che iniziato, mi hanno fatto iniziare 4 anni, non capivo niente. Quindi invece la cucina per me è un po' come... Se musica è promesso sposo, cucina è come amante che ho scoperto da sola.